I consumi, che cosa si porta via? La doggy bag. La doggy bag. No, spieghiamo. Mi piace un sacco questa espressione. Esatto, il contenitore per portarsi a casa il cibo avanzato dal ristorante è un'abitudine molto diffusa negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone in genere. Da qualche anno se ne promuove l'uso anche in Italia. A questi c'è la FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e noi abbiamo in collegamento il vicepresidente Giancarlo Carlo De Ida, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, voi siete tra quelli, insomma, in prima linea per la promozione di questa pratica che, ce lo confermi lei, è ancora un po' un tabù, è così? Ma è cominciato a rompersi questo tabù, no? Perché lei ha detto non sprechiamo, ma noi diciamo anche continua il piacere di mangiare quel piatto che non si è riuscito a portare a termine. Magari in qualche ristorante, in qualche trattoria la porzione è un po' troppo abbondante rispetto a quelli che sono diventati gli standard, perché non solo non sprecarlo e quindi forse superare così, continui un piacere, il piacere di poter portarlo a casa e di gustarlo con calma, riscaldandolo magari attraverso un forno a microonde che non rovina molto, il presente delle case, e poi ritornare a quella cultura. Io ormai ho abbondantemente superato i 60 e quindi da bambino mi dicevano metti nel piatto quello che vuoi ma mangialo tutto. È vero, quindi non dobbiamo avere imbarazzo nei confronti del ristoratore. Se comincio a passare questo momento, io ho, nell'evento in cui abbiamo pubblicizzato a Milano questo matrimonio fra il nostro mondo e questo nuovo modo di trasportare il cibo verso casa, quando è qualcosa in più che ci è arrivato al tavolo, a noi ci è passato perché abbiamo detto, come detto lei, all'occhio più grande della pancia, si diceva. Bene, in questo momento quante volte succede ai bambini, no? Che i bambini hanno ordinato una cosa e poi resta lì, ma è anche non è stato ordinato un menù bambini che sono studiato anche, e questo bambino è normale che a casa propria mangi magari la parte che gli è rimasta, se è un prodotto che è riscaldabile o anche mangiato tiepido. Ecco, immagino questo bambino il quale poi vorrà tornare nel ristorante, è anche un'operazione di marketing. Beh, perché poi mi ha dato il mio prodotto da potermelo portare a casa, perché non anche questo? E la disponibilità dei ristoratori com'è? Qual è? Assolutamente, con un'operazione di questo tipo lì sono stati presentati anche dei doggy bag molto belli, molto simpatici, cioè, e a questo punto non era portare a casa l'avanzo, no? Essere intelligente portando a casa una cosa che mi aveva dato piacere. E allora in questa comunicazione integrata noi pensiamo che allora la mano degli attori, voi che fate comunicazione, noi che ogni volta che ce lo chiedono a questo punto non stiamo lì e glielo diamo in un sacchettino della spesa, no? Quello che dice, ci abbiamo un sacchetto, no? Ci usavo una volta. Sì, infatti, ce l'abbiamo, e magari urlando in mezzo al ristorante. Esatto, c'è proprio predisposto un meccanismo. Io penso che magari molti ristoratori già intelligenti su questa cosa magari faranno le porzioni un po' più avanti, perché se studiassero un doggy bag dove uno va in giro con un sacchetto dove anziché scritto Vuitton c'è il nome del ristorante, forse comunicazione, no? Certo. E infatti con voi c'è Comieco, il consorzio appunto per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, quindi come dire c'è una azione collettiva di vari attori, ce lo conferma su questa sensibilizzazione? Assolutamente, dobbiamo non sprecare per i momenti che attraversiamo, perché non è corretto, c'è una sensibilità di noi italiani in modo particolare. È finito il periodo in cui l'ostentazione, e quindi si consuma quello di cui hai bisogno, qualche volta non sai quanto. Questo è uno strumento per dire consumo e il buon cibo, e noi italiani e la ristorazione italiana è fatta di buon cibo, e questo buon cibo, come si usava nelle case, che non avevano allora neanche i frigoriferi, quando si cucinava si trovava poi il modo di consumarlo la sera, con grande rispetto di tutti. Ecco, forse è questo percorso che stiamo facendo, e quindi i nostri ristoratori sono pronti a fare questo. Vedo i dati che avete portato appunto in occasione di Tutto Food, una ricerca Last Minute Market, da cui emerge che
4 italiani su 10 attualmente sono in imbarazzo a chiederla la doggy bag. Sicuramente qualche anno fa erano di più. Assolutamente erano di più. Io sono un vecchio socio FIPE, quindi vicepresidente, forse faremo anche un piccolo sforzo, gli aggiungiamo una terminologia italiana, passiamo da doggy bag a qualcos'altro, ma adesso rendiamo presente quello che stiamo facendo, no? C'è già questa denominazione che in qualche modo forse sta limitando l'uso, no? Se riusciamo a superarla avremo tenuto forte che il principio, il modo di portarla a casa già supera un limite. Certo, in altre iniziative si parlava anche di family bag, che a me piace molto, sì, foodie bag. Sicuramente il suo stimolo a trovare poi un'espressione diversa lo cogliamo volentieri. Marta, che dici? Sì, anche in italiano, esatto, perché no? Anche e soprattutto in italiano. Grazie a Giancarlo De Ida per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie.